Ciao a tutti, oggi andiamo a preparare una ricetta facilissima e veloce che può andare bene come un aperitivo, come uno stuzzichino, una frittata di pasta cresciuta. Questi sono gli ingredienti: farina, lievito e acqua, e poi io ci aggiungo del salame e della provola. Vi faccio vedere come si fa, andiamo a preparare. La prima cosa da fare è sciogliere il lievito con l'acqua. Mettiamo nella casseruola il lievito e lo sciogliamo con l'acqua in questa maniera. Così. E aggiungiamo la farina. E la incorporiamo tutta quanta bene per bene. Quando l'impasto ha raggiunto questa consistenza, lo lasciamo riposare un attimo e andiamo a preparare il condimento da mettere dentro. Prendiamo il salame, lo tagliamo a pezzettini, in questa maniera. Lo mettiamo dentro la ciotola con la farina e la stessa cosa facciamo con la provola. Poi io metto salame e provola, ma voi potete mettere qualsiasi altra cosa, della gruyère, del prosciutto cotto, fate sbizzarrire la vostra fantasia. Dadini piccolini, mettiamo anche questo nella ciotola, in questa maniera. Ok, gli ingredienti sono nella ciotola, andiamo a inserire un pochettino di sale e giriamo, mescoliamo per bene. Una volta che il composto è ben amalgamato, lo lasciamo riposare fino a che non raddoppia il proprio volume. Abbiamo messo dell'olio di semi a scaldare, andiamo a vedere com'è diventato il nostro impasto. Eccolo qua, bello cresciuto. Ora lo andiamo a mischiare per bene. Prendiamo un altro cucchiaio e andiamo a preparare le nostre zeppoline da mettere nell'olio. Eccole qua. Vedete come salgo in superficie? Perfetto. Aspettiamo che si diventino dorate bene da tutte le parti e poi andiamo a tirare su e a mettere in un piatto con sopra un foglio di carta assorbente. Le nostre frittelle sono belle dorate, le andiamo a tirare su dall'olio e le mettiamo ad asciugare in questo piatto con la carta da forno e procediamo con l'inserimento delle altre. Le nostre frittelle sono pronte, andiamo ad assaggiarle. Gina, queste potete usarle anche come aperitivo con un po' di prosecco vicino, come anche in un buffet. Sono facili, gustosissime e costano veramente poco. Nulla, alla prossima ricetta. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, grazie, ciao!